Buongiorno, allora devo fare prima una prova perché secondo me con tutto questo vento non si sente nulla. Vabbè, spero che si senta. Comunque, buongiorno a tutti. Chiedo scusa se sono stato un po' assente, ma come sentirete dalla voce sono ancora un pochino preso, chiuso. Ho avuto un po' di febbre, la febbre australiana, CIT, e quindi non avevo le forze per fare qualcosa, sono stato molto molto fermo. Però adesso ci siamo, siamo tornati alla carica. Come sentirete dal mio fiatone, non sono più allenato, però c'è sempre un punto per ricominciare, e quel giorno è oggi. C'è sempre un giorno per ricominciare. Quindi sto andando perché Cherie è con mia mamma, sta riposando a casa dopo il bellissimo viaggio nel Grande Nord, e sono in Valsusa, sto andando a fare una passeggiata e vi porto con me, così provo un po' anche il nuovo iPhone che ho preso. E oggi giornata super ventosa, c'è il sole, il vento ha portato via le nuvole, però c'è veramente tanto tanto vento e fa abbastanza fresco, anche perché siamo a 1500 metri, comunque siamo in montagna. Andiamo a fare un giretto insieme. Ducatone, guardate che posto, sempre belle le Alpi. Comunque sono veramente fuori allenamento, scusate, prima a parte fiatone stavo anche registrando un po' in basso, ma devo prendere le misure con le varie fotocamere dell'iPhone e il punto giusto per inquadrare. Che roba, bellissimo oggi. Sto cercando di non tagliare sul sentiero, ma tenere la strada principale, perché così è meno ripida e se spingo, insomma, è un po' più soft. Tipo qua ci sono dei tagli che non so bene se siano dei sentieri o meno, però sono veramente verticali e conoscendomi li prenderei a tuono, però non essendo allenato, cioè, esploderei già così. Comunque, questo è quel periodo dell'anno in cui bisogna fare super attenzione, infatti sto già parlando troppo. Perché ci sono i primi prati verdi, le persone che frequentano la montagna sono pochissime e quindi gli animali stanno fuori senza alcuna paura, quindi è molto facile vederli nei prati di alta montagna sotto i 2000 metri, soprattutto da sto lato che siamo verso sud e quindi non c'è neve almeno fino a 2000 metri, oppure trovarli dietro una curva. Tipo così, trovarlo là dietro. Potrebbe non essere difficile vedere un cervo, un capriolo. Un camoscio è già un animale un po' più diffidente. Però lo spiazzo, questa è la strada che porta al Forte Praman, dove ero stato nel 2018 e dove non andrò più probabilmente neanche col daily, perché la strada è peggiorata tanto in un punto in cui, diciamo, non si può sbagliare, ecco. Però un bel ricordo di quell'uscita con Luca, Stefano, figo, il Ducatone si è sempre fatto rispettare, quelle punte là sono veramente meravigliose. Tra l'altro c'è una luce pazzesca che arriva da dietro, perché sono quasi le 16 e il sole sta tramontando,
ho ancora 2 ore bonus. Diciamo che se riesco a fare 500-600 metri di dislivello come prima uscita potrei essere soddisfatto, ecco. Potrei anche farne 1500, cioè non a quest'ora, però poi mi sfonderei le gambe e insomma devo imparare a ricominciare a camminare un po' easy. Là ci sono un paio di traversi, bisogna vedere se c'è un po' di segno per passare, perché se è troppo pericoloso dovrò tornare indietro, perché lì se vai giù diciamo che non c'è grande margine d'errore. Questo versante è esposto a nord, più che nord, vabbè, comunque non prende tanto sole e quindi ci sono dei nevai ancora abbastanza importanti da superare a piedi. Vediamo, siamo a 240 metri di quota dopo 2,40 km, stiamo andando bene, però io sto tirando un po' troppo, però vediamo, finché ne ho tiro e poi esplodo. Ma che roba, qua non ho idea di dove porti. Iniziamo i primi nevai, neve abbastanza marcia, quindi si ha un buon grippo. Si vede che qualcuno è passato nella nevicata, la penultima, perché qui c'è il segno di un fuoristrada. Non ve l'ho detto, ma l'escremento che ho filmato a inizio video è sicuramente di un lupo. Dormirò a casa del lupo, questa cosa mi rende molto molto felice, che un animale per me è super affascinante, e sapere che qualche giorno fa è venuto a cagare lì, o che chissà magari questa notte passerà vicino a me, è bello. Dovrei mettere la foto. Due femmine e due maschi, credo. Erano là sopra e poi hanno tagliato. Allora, abbiamo passato il punto brutto, ho visto due cerve femmine e due maschi, credo. Devo rivedere bene i video perché ero un po' non frequentando molto questa zona. Non vedo spesso cervi, vedo molto più spesso caprioli. Bellissimi cervi, belli. Sono andati poi qua sotto e chissà dove sono. Chissà quanti mi stanno guardando ora, chissà. Ragazzuoli, allora quella è la casa bella dove, a fianco della quale sono passato prima. Poi lì in mezzo, eccolo là, il Ducatone. Sto girando la montagna, quindi secondo me è vero che sto salendo di quota, ma è anche vero che sarò dal lato
meridionale, quindi quello che prende più sole, quindi secondo me i nevai dovrebbero essere superati, quelli brutti, diciamo, con troppa neve. Ovviamente questa, essendo una strada di alta montagna ed essendo appena finito l'inverno, in alcuni punti ci sono delle piccole frane o comunque dei massi che bloccano un po' la circolazione, non col daily. Quindi penso che verranno poi tra un mese o due, appena si sarà sciolta tutta la neve, a fare un po' di pulizia con un escavatore, credo. Vado, sto morendo, raga. Sto veramente esplodendo. Per le gambe, boh, come se non avessi mai camminato in vita mia. Fiato. Sì, ma guarda che roba. Ma che posto? Ah, quella strada che ho visto prima porta a quelle case là. Che roba, guarda che roba lì. Paura. Quello là in fondo è il Rocciamelone, che è coperto. No, scherzavo. È lì il Rocciamelone. Mai coperto. Però bellissimo il panorama oggi. Allora, quasi 400 metri. Non me ne sono accorto, ma gli ultimi 100 sono volati, infatti. Cioè, adesso me ne sto accorgendo. Davanti a me c'è South Dulks. Con l'ultima neve lungo le piste. La nevicata della scorsa settimana ormai è soltanto un lontano ricordo, anzi, ormai sono quasi 2 settimane fa. E cosa dire? No, sono 2 settimane fa, senza il quasi. Adesso dovrei girare la montagna e trovarmi in Pramandli, anche se mi spaventa un po' il vento perché sono sudato marcio, ho ancora un po' di raffreddore e sono un vecchio di merda. Prendere quest'aria fredda sicuramente, insomma, non è il massimo, ma noi spingiamo questi cazzo di quadricipiti di merda. Allora, penso che questa sarà una delle ultime curve e poi inizia a esserci neve importante, quindi non credo che raggiungerò il forte Braman, anche se è lì, però è ancora vicino, ma è ancora neve. Però anche da qua il panorama è veramente meraviglioso. Assurdo, stavo guardando un attimo il cellulare, sento un rumore fortissimo come delle pietre che cadono. Cazzo, tiro su la testa, praticamente io ero lì, uno stambecco maschio è saltato giù dalle rocce, si è spaventato, poi si è fermato, anche perché gli stambecchi sono animali abituati alla presenza dell'uomo, quindi in realtà si spostano di 10-15 metri e poi sono tranquilli, infatti si è fermato e tutto. Fa un freddo cane qua comunque. Provo a salire ancora un pezzo perché mi gira un po' il cazzo arrivare qua e non arrivare al forte. Solo che l'ultimo traverso è pieno di neve ed è tardi. E tra una cosa e l'altra ho fatto 570 metri. Quindi tutto sommato come prima gita potrei anche farmela andare bene. Da qui in poi è buio. Andiamo un attimo a vedere com'è la situa neve, ma mi sa che lì fa 2 curve. C'è il colletto e quello è il forte Praman. Si intravede. Ok,
Allora, qui c'è una galleria che tra l'altro io non mi ricordavo assolutamente. L'avevo fatta una volta questa tratta e questa è l'ultima galleria prima di quella dei Saraceni, fattibile col Ducatone, perché questa è alta, mentre la galleria dei Saraceni potrei toccare, non me la sono mai sentita. Questa invece sembra alta tipo 4 metri, nel punto più alto lì sarà 3, insomma comunque larga. Da qui in poi c'è un bel po' di neve. Cioè, fattibile se fosse più presto. Io ne approfitto adesso per cambiarmi, mangiare qualcosa, fare la pipì. Magari mi stappo la birretta o l'acqua, non lo so, vediamo. Comunque sono 589 metri in 1 ora e 15 con 5 km 45, quindi oggi non mi posso lamentare, come prima uscita va benissimo. Inga. Sta freddo comunque. Ma va. Minchia, ci voleva sto panino. La birra me la tengo per dopo, così arrivo giù, ne ho una in frigo bella ghiacciata, mi metto lì, mi rilasso. Minchia, ho spinto oggi, sì. Cioè, ho spinto per il mio allenamento di adesso e... Virus! Non so esattamente il perché, però ho passato dei giorni in cui mi sentivo veramente down, un po' perché fisicamente non c'ero e poi non avevo stimoli nel vloggare, nell'andare a camminare, nel fare niente, cioè mi svegliavo la mattina e non avevo voglia di fare un cazzo. Però penso di essere una persona come tutti, un umano, e quindi ogni tanto posso permettermi di avere i miei momenti down. A sto giro è durato un po' di più perché ho avuto una decina di giorni dove non ho assolutamente fatto nulla del mio lavoro, della mia vita di tutti i giorni, ecco, ho continuato a vivere in camper, certo, però non ho fatto chissà che di speciale, no. Forse dopo il viaggio nel Grande Nord ho sentito il bisogno di staccare un po', e complice anche l'influenza che mi sono preso questo periodo di pausa, e, però questa gitarella ci voleva perché sono di nuovo... Anche se non sembro contento perché sono molto stanco, ma questa gitarella ci voleva e sono molto contento di averla fatta. Sono a metà perché devo ancora scendere, però dai, il grosso è fatto. Devo anche muovermi, direi, perché sono le 5 e quindi mi sa che tra un'ora e mezza fa buio, però secondo me meno di un'ora scendo. Un'oretta scendo, alle 6, 6 e un quarto sono giù. E basta. E poi mi metto lì, mi rilasso, mi bevo la mia birretta fredda, doccia calda, preparo cena e via. Le montagne di casa sono sempre molto molto affascinanti. Sì, io guardo lì, anche se dovrei guardare lì. Ho le mani congelate. Allora, fa freddo, anche perché ho sudato, è vero, mi sono cambiato la maglietta, ho messo questo pile e tutto, solamente che c'è molta aria, c'è molto vento freddo. Comunque, in giro di tre quarti d'ora, secondo me, arrivo giù, accendo subito la stufa, mi scaldo, mi rilasso e poi... birretta, aperitivo. Cazzo, devo dire che... Madonna, guardate quanto si muovono veloci le nuvole. Pazzesco, devo dire che un po' mi gira le scatole perché ero veramente... Il fronte paravanti è 2116, ero a 1920, quindi 200 metri, neanche mezz'ora sarei arrivato. Solo che avrei allungato di mezz'ora, più mezz'ora, quindi un'ora. Vuol dire che sarei arrivato col buio e comunque secondo me lì ce n'era di neve da ravanare tutto.
quindi in montagna secondo me la maturità più grande è saper dire di no e tornare indietro. Non era niente di chissà che, però diciamo che è una gita da fare partendo 3 ore prima, con calma, col sole e tutto. E così ce l'avrei fatta, con calma, forse con le ghette. E boh, però è stata comunque una gita molto molto bella e ci voleva. Niente di lunghissimo, finirà con quasi 12 km e 600 metri di dislivello, però come prima gita va benissimo. Ho visto uno stambecco e 4 cervi. Vedessi ancora 2 caprioli e 2 camosci, sarebbe top. Allora, là c'è una casa, raga, che secondo me è una roba pazzesca. Guarda che roba. Ma che cazzo è? L'altro giorno parlavo con una persona sul fatto del vivere in camper o meno. Però il fatto di vivere in camper non deve diventare un limite. Cioè, se un giorno io avrò il desiderio, mi verrà voglia di fermarmi, non credo che avrò problemi a farlo. Sempre se questo sarà il mio obiettivo, ecco. Non ci vedo niente di male, non è che una persona è migliore, cioè io non sono migliore perché viaggio. Penso di essere boom, cacca di lupo. Penso di essere tra virgolette migliore perché sto cercando di fare quello che mi piace, solo per quello. Però se mai dovessi fermarmi, mi piacerebbe sicuramente tanto avere una casa nel bosco, raggiungibile solo a piedi o comunque con un fuoristrada e in mezzo al bosco, nel nulla, 1500-2000 metri, sarebbe veramente incredibile. Qui se non nevica più, secondo me ci vuole almeno un mesetto prima che questa neve si sciolga, perché non prende sole. Non è molta, però. Mini slavina. Allora. Allora, punto brutto l'ho passato. Ora vediamo quanto manca. Sono 1680 metri. Ah, sono a meno di metà, perché devo arrivare a 1400, sono 280 metri, sì. Sono più o meno a metà discesa. E sono le 17:30, 42. Non capisco se sia pioggia, c'è quasi aria da neve e l'aria è molto 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 fredda, infatti non vedo l'ora di salire a bordo del Ducatone. Il riscaldamento non è acceso, però secondo me dentro ci saranno 14-15 gradi, tanto una volta che lo accendo in 10 minuti, un quarto d'ora, ce ne sono 20 e via. No, bello cotto, sì. Allora, qui non si capisce, secondo me tra un pochino si mette a nevicare. La cosa positiva è che sono quasi arrivato. La cosa è che sono veramente distrutto, cioè ho fatto 600 metri di dislivello e 11 km e ho male alle gambe ovunque, dall'anca in giù, minchia, una roba, cioè, imbarazzante, però vabbè, sarà perché è la prima gita. Però dai, sono contento perché
ho visto dei bei posti, sempre bella la Val di Sisa. Provo a avvicinarmi, sono praticamente arrivato al Ducatone, ma ho visto 7 camosci. Il Ducatone là, i camosci sono qua dietro. Buon, direi che la giornata si è conclusa non bene, benissimo. Ho beccato una famiglia di circa 12-13 camosci, tra cui anche li ho visti da lontano, da un centinaio, almeno 70-80 metri, loro non li hanno visto perché ero in alto, e quindi li ho presi da dietro e mi sono avvicinato di una ventina di metri. I camosci sono gli animali forse più difficili tra gli ungulati da far avvicinare, però sono forse anche quelli più affascinanti. Beh, se la giocano col cervo. Wow, che spettacolo. Di nuovo a casa dopo 11 km 65, 670 metri e quasi 3 ore. Bella gita, ci voleva. Allora, il video, sono distrutto. Il video finisce qua, spero che mi possiate perdonare per questo periodo di pausa, a volte sono momenti doverosi. Ho in mente un paio di video parlati da girare, se domani tira ancora questo vento ne approfitto per fermarmi un attimino e girare questi video che ho in mente. Quindi niente, bella gita, ho inaspettatamente visto veramente tanti animali, 4 cervi, uno stambecco e 12 o 13 camosci, quindi molto bene, anche perché è stata un'uscita senza l'intento di vedere animali, però è andata così e spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo domani, ciao raga, bello. Ah, una cosa importante, vi ricordo che posti come questo sono assegnati sulla mappa magica, quindi visto che sta arrivando la bella stagione penso che sia un ottimo regalo da farsi o da fare, quindi se vi interessa la mappa magica scrivetemi una mail a guidone.iari@gmail.com, così vi spiego come funziona. E ho anche scritto un articolo sul blog che magari vi lascio qui nel primo commento in descrizione, così date una lettura. Ciao raga, a domani, bella.